Sicuramente quando viaggio da molti anni la domanda è come lo racconterò. Ho la fortuna di poterlo raccontare con il corpo, con la voce, con la musica che sentite, stiamo facendo le prove per questo racconto indiano, ma poi ho scoperto che venendo da una famiglia di scrittori riesco e posso raccontarlo e lo racconto anche scrivendo, quindi questa è la fortuna. La fortuna è di trasformare delle esperienze personali, anche private, alcune, attraverso il mestiere dell'attore, il mestiere dello scrittore, trasformarle invece in qualcosa che puoi trasmettere come esperienza pubblica. E quindi emozione. Il viaggio non solo non è mai terminato, non è mai vissuto veramente, ma il viaggio rinasce continuamente proprio grazie al racconto. Questo direi. Che quello di questa sera, per esempio, è un viaggio che è cominciato nel 99, pensate, in India, forse quasi per la prima volta, poi sono tornato più volte in quel posto, è nato alcuni articoli, un libro che mi ha preso quasi 3 anni di vita, uno spettacolo, Il grande viaggio dal libro, una ONG che si occupa di un gruppo di ragazze, quindi qualcosa che non rimane solo a noi ma che continua a vivere là anche quando noi viviamo la nostra vita qui. E poi adesso lo continuo a raccontare, quante volte l'avrò fatto, 80 volte, 100 volte. Il viaggio vive del racconto. Quello che mi affascina e mi affascinava e ha continuato sempre di più sono le tracce degli altri uomini, gli incontri che fai, sia quando lo fai in stagione con le persone, con i palanchini che vanno con i pellegrini, sia quando lo fai fuori stagione, quando c'è la presenza nell'assenza, nel silenzio, nelle tracce bruciate degli incensi, dei fuochi, delle impronte. Io parlerò molto di impronte. Ecco, a me colpisce moltissimo come l'uomo lo vedi anche nella sua assenza, ma soprattutto perché appunto la via di un pellegrinaggio è la via di un grande desiderio, di un'idea fisica ma anche spirituale, in cui culturalmente e religiosamente l'uomo si muove e fa qualcosa verso il mondo più grande di lui. Quando si dice che cos'è la preghiera, beh, pensare che forse c'è qualcosa di più grande di noi, e questo fa bene, fa molto bene, commuove. E poi soprattutto perché in questo viaggio delle sorgenti, in questa zona, sono successe delle cose meravigliose e alcune anche molto drammatiche, che mi hanno insegnato che nella vita c'è anche il dolore, la bellezza e l'estasi, la vita e la morte stanno insieme, dobbiamo riuscire a conviverci. La tragedia del Nepal che ci ha colpito è così lontana, e ce ne sono tante di tragedie nel mondo, un terremoto lontano, queste migliaia di numeri. Invece questa qua del Nepal, non so perché noi siamo stati in Nepal varie volte, se perché abbiamo conosciuto e sorriso a dei nepalesi, ma è un grandissimo dolore, molto di più di quello che uno può pensare, ed è una grandissima tragedia per loro. E ho un amico, Andrea Dell'Angelo, che sta adesso in Nepal a lavorare per Asia, perché ha insomma un ufficio. Ci sarà bisogno di tutto, è una tragedia enorme, per cui la ricostruzione sarà lenta, difficile. Speriamo, che vi devo dire, speriamo.